Buongiorno anche a te, Maria. Maria, Maria. Stai bene? Io sto bene, tu come stai, Tim? Ma soprattutto voi come state? Tizio, hai finito di fare la cacca? Arrivo! Zia Areano! Chi vincerà? Non lo so. Sarà sul palco di Elisa? Wow, raga. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon mattino, buon salve al nostro pubblico! Il primo lavoro in assoluto. Cosa vuoi che sia? Con grandi artisti Tiziano, Shinai Team e tanti altri. Ah, lui era l'ex di Elena D'Amario, perché hanno partecipato alla stessa edizione. Si sono messi insieme, lei doveva uscire dal programma perché era stata eliminata e lui si è, diciamo, sacrificato dandole il suo posto. Veramente? Te lo giuro. Wow. Quello era vero amore, ragazzi. Tanto sono lasciato. È un vichingo lui. Ragazzi, è arrivato il momento dello sponsor. Ragazzi, sponsor del video. Il culo di Tim. Tanti mandarini. Grazie mille a Gabriele. Ma che cazzo è Gabriele? Pepe. Wow. Megan. Se me lo lanci in faccia. Me lo stavo buttando addosso. Raga, non si scherza col cibo. Vabbè, ma come inizia? Beyoncé. Ancora se scale sui tacchi. Ma sono i figli se scale. Questo è il pezzo di Tiziano. Yes. Guarda quanta tecnica, ragazzi. Il tacco è alto, eh? Alto, alto. La prossima volta viene sui trampoli. Si vede qua le gambe. È rimasto con la faccia. Si vedono solo i pezzi di legno. Sì, però basta. Cioè, ogni volta fa il pezzo uguale a quello precedente. Scusa. Dezza amici. Ma un po' balla solo sui tacchi. Dezza amici. Dai. Ci scommetto velina, quello velina. Che vuoi, prossimo anno velina. Brava. Vabbè, ci stava, così devo dire, ci stava. Poi, se devo valutare il livello tecnico, era basso. Quindi se me la mettono di nuovo sopra Rita, mi incazzo, ecco. Spero che in un futuro possa far parte di un mio corpo di ballo. Ma tra l'altro nei commenti ci avete scritto che avete paura di mandare in... raga. Siamo quelli insensibili. Siamo degli psicopatici. Sì, sono voglio! Nella tua testa, nelle tue ossa, nelle tue ossa. Brava. Madonna. Difficile cantare così sdraiata. Beh, sicuramente Sangiovese gli ha fatto un corso accelerato. È venuto lì in settimana. Piedi scalzi, è sdraiato per terra. Ti insegno io che sono il massimo esperto al mondo. L'unica cosa avrei usato un po' di più sull'arrangiamento. Sì, era molto simile all'originale. Musica. No, ma Maria che quest'anno ha deciso che musica ha sostituito. Bastardo! C'è che mi sono innamorato. Che pezza! Trent'anni, eh? Oh! Come ti amo, non spiegarti. Guarda, questa seconda l'ha imparata da Gianmarco. Quell'attitude dietro però non mi è piaciuto. Non so. Bello il salto. Un problema sono i piedi. Sui piedi, vero? Sui piedi. Tim, la smetti. È irrispettoso, sta ballando. Bravissimo, lo sappiamo. Ho capito, devi guardare però. Beh, allora chiudiamo tutto, ci andiamo a casa. No, ragazzi. Ecco che c'è. Lo prendo, Samu, tranquillo. Ah, carino, qualcosa di diverso. Avrebbe fatto così alla fine.
Lei ha questo momento di spalle e ogni pezzo lo fa. Sì. Lei è partita per le spiagge, io sono sola. E che qua? Ma che fighe sono ste perline? Non basta l'estate più bella del mondo. Io provo a parlare ma non dico tutto. Riempiamo i bicchieri per poi bere tutto. Tutto d'un sorso, tutto distorto. Cioè lei con l'arrangiamento ci è andata pesante. Vedi che l'ha cambiata tantissimo. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Magari non ti piace poi l'arrangiamento che fa, però ha usato. E allora? Oh no. E allora? Oh, e allora? Guardate il treno dei desideri. Oh no, i piedi sul divano no. No. Lui è fatto. Bello! Gianmarco. Quando dicono Gianmarco c'è praticamente un cancello con un branco di ragazzine che entra nello studio. Mettimi un disco a disco, che voglia di disco a disco. Mettimi un disco a disco. Ah, tecnica. Oh, il primo passo che ha fatto con le gambe cos'era? La seconda. Seconda. Un classico, un finale già vissuto. E mi ha lasciata tra un bacio e un fucile. Uno sparo nel petto, gentile. È molto basic, raga, lento, basic. E anche se non so dove come, ti giuro che era più che mai. Movimenti che ha fatto e rifatto. Cioè, ormai lui è il sex cantante. Symbol, lui e Megan, i sex symbol di Amici, e vengono valutati solo su quello. E va bene così. Cioè, lui cosa fa? Il velino? Non capisco. Ecco. Sale sul tavolo. Quindi a seconda notizia vedremo loro due. Passetto. Andi però. No, si sono impegnati. Sì, anche poi. Tommy si è perso con i movimenti. Per me è insufficiente. Anche non però c'era molto. Raga, sono tre mesi che sta lì. Cioè non può andare a essere troppo semplice. Di Gianmarco mi piace molto la sua musicalità, il fatto che abbia utilizzato molto bene l'elemento scenografico e anche il coinvolgimento dei suoi compagni. Però non c'è mai stato un commento tecnico nei suoi confronti da parte dei giudici. È il piccolo G che sta cantando. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Ma non dovevi cantare? E come stai? Sto bene! Domanda inutile. Già. Stai come me. Senza voce. E ci scappa da ridere. Anche da cagare. Ridi con questa voce? Beh, è difficile, eh? Ma tu lo fai benissimo. Ma io sono... Anni di esperienza. Esatto, ho studiato. Possibile, possibile. Sei ancora tu. Un po' lenta, eh? Non tanto lenta, Dai, che adesso parte. Dai. Ma lasciati non è. Vabbè, non è partita, cioè. Però, ragazzi, meglio dall'inizio, non so se ve lo ricordate, che stava imparato così. Sì, secondo me lui è migliorato, tanto. Comunque ha fatto qualche esibizione che mi è piaciuta. Ma sì, anche a me. Mi è arrivato addosso proprio quello che volevi dire. Cioè. Vabbè, anche a Punto G sono arrivati addosso due cazzotti negli occhi. È perché Battisti è il più grande. È più grande di lui. Io sono il più piccolo. Il più piccolo. Strano, che capezzoli. Dov'è l'olio? Adesso se lo sta mettendo. Ramon, ma lì mi si mette la pece di solito. Musica. Sti capezzoli. No, oh, così ti ubriachi, non puoi ballare. Allora, questi siamo nella discoteca. Sì, con quelle scarpe lì poi. E soprattutto a petto nudo, anche io. Quello sì. Vai, almeno non ha il plexiglass. Sì, infatti sono contenta. Mamma mia. Guarda come guarda Annalisa. Oh. Yes. Alla puntata. Devi guardare lui, eh. Infatti, lui sembra preso meglio. Morocco
Lei è imbarazzata a guardare. Sì. Cosa devo guardare? Cosa devo commentare? Cosa fa? Non c'è più voglia! No, non c'è più cagata. Fallo tu! Dai, fallo ti tu, sfido! Dai, ti sfido! Madonna! Adesso! Lingua, lingua! Com'è che finisce le coreografie? Bella! Bella! Ha un bellissimo stile, bravo! Bravo, bella lingua, bravo! Dall'asciugamano per andare fine nell'acqua, parliamo così! Woo! Sei depresso per il quarto posto? Sei depresso? No, zero, no! No, cioè certo non fa piacere, però va bene perché mi sono divertito! No, Maria, no, io non sto benissimo, tutto bene, non sono per niente depresso! Va bene così, grazie! Non se devi dare nessun fastidio! No, Maria, tutto a posto! No. Solo perché tu non sai com'è. Meno male che si sono posti i guanti perché no. Dove riuscì a fare? Eh no, perché ho visto finalmente un altro con i capelli lunghi. Ah, un altro vichingo. Bastardo. Che vada tutto bene solo perché. Ora lui è un paio di puntate che non mi arriva tantissimo. No, però questa è meglio. Cioè, la sua voce mi piace un botto. E che fa, sta facendo un po' di generi che non sono il mio. Che cavolato, eh. Wow. Lui è rimasto fino alla fine. Allora, tu hai una voce pazzesca. Grazie. E ti ho guardato anche da casa, mi piaci molto. Non so se vuoi darmi il tuo numero. Vorrei controllare anche la qualità. È vero che si poteva magari sull'arrangiamento, però è troppo difficile, molto difficile. Certo. Quindi, comunque, bravo per la scelta. Grazie. Per l'impegno, per il coraggio. Le uscite di sicurezza sono lì. Questo per me è un pezzo difficilissimo. Un po' per tutti. Sì, ma... Perché... È lui che si è scolato la poesia di Mattia. Federica, andiamo avanti col ballo e c'è Isobel. Oh! Vai! Oh! Allora, ho letto qualche commento entusiasta di questa esibizione, quindi le mie aspettative sono alte ora. No, perché le hai letto? Io ho già visto dei spoiler. Stava ridendo a un funerale, sta dicendo. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If beh, raga, spacca, eh. The heavens ever did speak. She's a la... Quella! Bello, questo puoi impararlo. Cioè, come dici che, quando dici che spacca mentre è in spaccata, ci sta. Ah, sì. Beh, sì. Fresh poison each week. I was born sick. Stava sta iniziando a fare qualche acrobazia. Tac. Grazie, no, grazie, grazie, grazie regia. Era meglio i denti di cricca. Oh. Carino. Oh. Oh. Peccato, poteva continuarlo di più senza bloccarlo. Sì, anche le pirouette. Le ha cannate un po'. È scesa piatto e poi risalita. Molto patos, molto televisiva, sì, molto sì, sì, bella, sì. Acrobatica. Maddalena adesso si vede da fare. Raga. Maddalena, tra lei e Maddalena. Competition! No, raga, lei è meglio di Maddalena. È molto. È meglio. Quello che ho detto. Da fare adesso. Però lei ha una qualità di movimento che Maddalena non ha. Anche nei dettagli, nei passaggi più ballati. No, raga, prima posizione, se no sì, mi arrabbio sì, di sì, nuovo. Sì, sì. Questo è veramente un livello superiore. Ma. Perché ha una versatilità che nessuno ha. Cioè lei è forte sui tacchi, hip-hop, è forte di pop, modern. È forte di modern, di tutti i tipi di modern. Abbiamo visto sì, 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 tipi sì, diversi, sì. Cioè oggi ha fatto una roba completamente meglio. Diversa rispetto all'altra volta. Sei bella e triste. Sei bella e triste? Magari uno, beh, lei è bellissima, normale, poi quando è triste è così. Non sono mai triste con voi, quindi non mi vedete mai triste. No. Sono, però io da triste sono così. Si toglie e si pietrifica. Musica. Tutte le cose che io so me le hai insegnate tu.
No, dai, però il pancia ce l'ha, eh? Vero? Ne ho imparata una in più. Se hai dato a tutto un senso. Sì, lì devo lavorare un po' di più. Però su queste core un po' più, dove il ruolo un po' più angelico, drammatico, sì, ci sta di più. Sì, pezzi deve fare del sexy. No, è troppo giovane. Ma anche quando fai senso, pop non rende tanto. Mi hai dato tutto in cambio, niente. Sì, tipo il primo pezzo che ha dedicato a suo padre, no? Quello sì, quello era bello. Mai voluto. Dai, qua ci sta, eh? Sì. Dinamico. Che non, diciamo, non spacca, ecco, tipo Isobe. È una versione depotenziata di Dario. No, dai, mi è piaciuto qua. Però magari, sì, mancava quella cosa in più. Magari è un po' sporco sui piedi, su alcuni passaggi più tecnici derivanti dalla danza classica, però... Anche se per alcune cose lo vedo ancora un pochino acerbo. Però hai tempo per studiare, ovviamente. Bravo. Grazie. Sì, è giovane. Grazie. Che carino. Ma secondo voi si tolgono sempre la maglietta perché non vogliono sudarla mentre ballano e poi sarà rimasto buono? Cioè, secondo me è così, eh. Anche perché non hanno voglia di lavare i vestiti. No, non hanno la lavatrice lì. Non lavano i piatti, no, quindi lavano i vestiti. Quindi togli, li metti dopo, fai prima. No, scusate, io avrei messo Samuel è ultimo adesso. Come ultimo? Dai, no! Rispetto a Gianmarco. Va sopra Gianmarco e anche sopra Megan. Canto Sei bellissima di Loredana Bertè, la dedico a una delle persone più importanti della mia vita. Cioè, la mia ex che ho tradito. Ha tradito! Però più male io. Sì, esatto. Di più. Basta, Tim, tu sei... Devi finire Mandarino con questa dipendenza. Non si possono buttare, raga. E quindi domani no, parto e quindi ne ho finito oggi. Ah, veramente? Sì. Dai, allora sei tu. Siamo alla madre che trovava gioia nell'epico. Tutti desincronizzati? Sei, anche, cioè, vedi uno che fa così. Sta pulendo. Bellissima! No, raga, non mi piace per niente. No, manca. Hai toccato un pezzo sacro. Hai guardato un pezzo sacro e hai fatto male. Ma anche la pasta sonora che gli hai dato, perché so che li avete lavorati voi, gli arrangiamenti. Una pasta sonora gli ha dato. Musica. Tandu, plié. Sega, che linea. Fa il pezzo di Carola dell'anno scorso, quello che sì. Bello, sì. Ci sta anche la base. Che gambe che c'ha. Sì. Ah, bello! Carino, balance. Precisissimo. Guarda che pulizia. Pulitissimo, sì. Ci sta il pezzo, solitamente su questa musica fanno delle cose un po' banali, un po' noiose, ma sì, questa è più neoclassica, più... Wow, carino. C'è anche che sexy! Veramente pulito. No, mi piace anche l'utilizzo della sbarra a livello coreografico, sì, che non è solo che sta lì ferma tipo calma. Non è banale. Sì, pose, che fai due cose tenendoti e poi ti stai. Bravo! Pulito, bello, pulito. Preciso. Mamma mia. Sì, sì, dai, dai. Chiudi, chiudi. Buono. Yes. Buono, buono. Sto pezzo fa per lui. Perché devi essere pulitissimo, preciso. Ehi! Sta facendo... Ondettina. Quindi ci va una pulizia. La gioca un po' con Isobel. Secondo me Isobel però merita la prima posizione. Sì. Poi Ramon. Però c'è uno scarto veramente. Solo basandosi sui pezzi che hanno fatto adesso. Sempre di questi sta parlando. Di una classifica. Non è che basta, non si deve di fare di la mandarino media delle tutte le esibizioni precedenti. Che carino. Basta. Basta. Domani non parti, eh. Così. No, parti sull'aereo. Sai come parto? Base. Ah, ha detto base. Base. Parti con il cuore che è diviso in due metà. Lui. Lui sta crollando, eh. Ha preso 8 caffè. Il suo corpo è lì. È così. E basta. Sì. C'ha arancia meccanica, c'ha le cose che gli aprono gli occhi.
ma un giorno una volta e ci riuscirà. Se Coraline vorrebbe sparire e Coraline piange, Coraline ha l'ansia, Coraline vuole... Raga, no, confronta Damiano di Maneskin. Non ha inventato niente di particolare, ma era giusta. Ha funzionato e mi è piaciuta. Grazie. Ma sono tutti bravi. Troppo bravi. No, poi mi sta sulle balance questa cosa che non fanno più vedere i voti. Io voglio vedere infatti. Il voto. Perché l'altra volta è stata eliminata Ludovica, ma era già da due puntate che non avevamo più i voti, avevamo solo il posizionamento. Quindi non puoi come neanche fai? Andare a controllare se questa cosa è vera, effettiva, oppure hanno fatto. Come sempre. Ma questo è molto bango. Io non vado a min. Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio. Niente. Lui. Chissà come si è alzata, dai, non lo sapremo mai. Ti perdi dentro a un cinema. Dai, buono questo passaggio. E che ti dice una bugia. Sta bene con questi capelli. Vero? La vedo anche più dentro il pezzo a livello espressivo. Più sicura. Cambiano. Grazie per il taglio. Ah dai! Facci vedere se lo fa bene quel passaggio. Ti prendo, ma perché gli uomini? Bello. Carino. Sì, ha spostato un po' il piede destro. È vero. Ha sporcato leggermente. Sono figli delle... Bello anche questo che ha tenuto. È rimasta ferma. Sì. Noi, amore, gli uomini. Salta! Dai, bello. Potenza finalmente. Sono quelli. L'ha preso bello carico quel salto. Si è fatta male. C'è la lacrima. C'è il ginocchio che sangue. Allora, per me. Ho visto alcune cose che si ripetevano un po'. Ti ho visto poco in viso. Avrei voluto vedere un pochino più di espressione a volte. Però comunque brava lo stesso, brava. Allora aspetta, non ho capito se non andava bene l'espressività del viso o non l'ha vista in viso perché per i capelli. Oppure aveva bisogno di una coreografia più alla Megan dove c'è solo... No raga, ma di cosa stiamo... No, ma di cosa stiamo parlando? No, di nuovo! Ma raga, ma di cosa stiamo parlando? C'è sotto Mattia, sotto Gianmarco e sotto Megan. Solo io devo registrare tutto da qui. Quindi se per mentre registro tutto riuscite a trattenervi, poi dopo partite gasatissimi. Grazie. Oh, una cosa particolare, raga. Come si chiama? Loop Station. Sto chiedendo al pubblico di stare zitto. Sì, no, per un attimo. Oh, raga, state zitti! Ci sta, raga. Aiuto al pubblico. Ma fa culo! Rovinate le sensazioni. Hai sentito tutto il lego. Bello. Everybody. Yeah. Backstreet, Brother, sisters, everybody sing. Dai, qualcosa di nuovo, bravo. Am I original? Yes, you are. Yeah, yeah. Am I the... Come fa quell'altro? Si è venuto così. Con un po' di difficoltà. Scusatemi, alla grande. Quella roba lì è difficilissima, Maria. Si è accannato un po' all'inizio, infatti l'ha detto. È lì, devi essere preciso. Super preciso. No, dai, siete strisciate, come mi piaccio, Ma chi è la mamma? Sì, mamma. Poi mi fanno le esibizioni con la serale con le proiezioni dietro della mamma. Su una replica le tue fatalità, sono sola stasera senza di te. Ma quanti quadri tu devono fare su questo? No, oggi non ci siamo con le riprese. No, ma quando ci siamo? Oh, sono sola stasera senza te. Ah, furba! Cavolo, lo faccio sul pavimento. Piangere. Basta, sta... abbiamo visto quella foto, basta. Come anche tutte le altre facce. Ma sto capendo, mi sto stressando a vedere ste riprese. Ci stava, carina. Io farei Isobel, Ramon, Samu, Rita e poi Maddy. Ma c'ho le mezze rotte. Tutte scassate.
Non chiedo che mas ma te ma bre. Ah, oggi non vuole farti vedere la faccia cattiva. In realtà sotto così. Sto facendo stretch. Sì, 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 lo vedi? Sì, anche sotto la mano. Si vede comunque. Non farò mai più questo errore. Non ti chiamerò mai più, baby. Sì, sì. Pensava che non lo prendessi in giro così. E invece, ci siamo lo stesso. Perché anzi, si vede. Ti ha aiutato ad aggiungere una cosa in più. Sì, sì. Cambia espressione, però. Nella testa adesso il giudice come l'altro. Non ho visto abbastanza il tuo viso. Non parlarmi più d'amore. Eccolo! Eccolo! Sì, sì, non parlarmi più, sì, sì. Non parlarmi. Ok, io con lei non ho sentimenti miei. Tu lo qua dentro! L'artista per non ritornare in strada. Tu vuoi tutto. Per favore, calmatelo. Ti darò nada. Poi guarda quanto sta avanti sul collo. Non più lacrime per piangere, lo ammetto. Tesa. Col collo avanti. Io sono un pappone. Oh oh oh, e occhi su di me. Collo avanti, fra. Ah, collo avanti. Mi siete incacciato. Oh, quei botte. Oh, mi messa a te. Abbiamo finito. Bravo Wax. Avete finito? Ciao, fratello, ci sto. Sì. Ciao, fratello. Bello, bravo. Intanto buon Natale a tutte e tre. Buon Natale anche a voi! Buon Natale! Felice anno nuovo! Guardatelo a rallentatore! Guardatelo! C'è una R. Ma soprattutto iscrivetevi, no, ragazzi, iscrivetevi. Oh, dai, cioè, se... quanti sono? 50%. Allora, cioè, allora parliamo chiaro, no. Noi per fare un video così ci spendiamo un sacco di ore più che a guardarlo, a montarlo, ok? A voi un click per iscrivervi costa quanto? Qualche secondo. Per favore. Quindi iscrivetevi, almeno se avete in segno di riconoscenza, mi sembra il minimo, ecco, voglio dire. Fateci sto regalo di Natale. Dai, Merry Christmas. No! Sapevo che avessi picchiato lui. Basta! Dal quinto in giù e poi dal quarto in su. Dal quinto in giù, dal quarto in su. Rita. E ultimo, Isobel. Samuel. No. No, vabbè, no. No, raga. No. Chi avreste messo ultimo? Mi sa... Gianmarco, perché... Rispetto agli altri non ha... non ha spaccato. Che ha fatto? Poi... i primi tre sono loro. Sì, quelli che piacevano a noi. Ragazzi. Allibito. Lo schiaccianoci trap, adatto. Lo schiaccianoci da maranza, dovete farlo, raga. Samu terzo, sì, giusto. Ci piace, dai, va bene. Giusto, giusto. Però mi sono stufato già, di Isobel. Scherzo. sto scherzando. prima. Grande. Bella Isobel, bella e brava. Cioè, comunque è assurdo che per prendere la vincitrice del ballo di quest'anno siano dovuti andare in Australia. Comunque, ma che novità. Ok. Ormai Angelina e Isobel sì. dominano le ultime entrate. Le ultime entrate. Sì. Io ci vado già a Caporale. No, ma nel caso non siamo più amici, ma io non voglio andarci di nuovo. Non è un problema, io basta, è l'ultima volta che ti ho stretto la mano. Capito? Ci vado già tutte le volte, dai, ti lascio adesso. Dai, tranquillo. Dai, sono un po'. Oh! Oh! Sì. No, io speravo in Crick, vabbè. Però Wax deve arrivare al serale, perché sennò cosa facciamo qua su questo team? Cioè, l'intrattenimento che ci dà... Facciamo sesta carta forbice, basta. No. Ma no, dai, raga, ma stiamo scherzando. Lei subito, no, sono più brava io. Dovete cantare tutte e due una cover e scelgono tutti loro, oppure vale. Uno dei due dice non vado io. Dai, cantate. Io no, però dai, non posso. Io un regalo a me voglio farmelo qualche volta. C'ha ragione, però, c'ha ragione. Chissà come risposta. Vabbè, cantano entrambi, poi ci sta. Ma no, non ritirarti, no, bisogna combattere. Angelina, ti stai ritirando? No. No. Lei costa... No. Beh, ragazzi, ma vi vedete Wax in un concerto di Elisa? Se no, non ci sarebbe Spice. Ancora qualche Spice. Metterei ancora qualche catenina d'oro. Stavo guardando pure io prima. Cioè, sono un po', è un po' spoglio, no? Ma secondo voi dorme con le collane? Lui dorme direttamente con Marsoglio. La sua coperta è una collana. Più ti guardo dentro più capisco che non sei fatta per me. Sei come un pesce rosso in una bolla d'acqua.
No. Ho camminato troppo con il signor Jack e... Il signor Jack e... Non ti cercherò, giuro, mai più. Voglio star da solo, solo fuori in casa. Eppure la testa non mi ha... La testa, sì. Sai che vi dico, testa. Mi aspettavo peggio. Perché non la canta in francese, ma ah, secondo me ha fatto benissimo farla tutta... Il mio cuore in una camera. Camera, camera. I soldi facili tienili tu. Ma sì, poi chi la... De- sì, chi la dà? Chi la dà? Ci sono adesso e poi chi sta? Tutti gli stessi, tu sulle mem, tu sulle mem, tu sulle mem. E chi lo sa? Con le ma e con le... Con le ma e con le ma. Potrebbe essere il pezzo più bello di Wax. Sì, a me piace questo. Dai, carino. Simpatico. Satisfaction. Mi sto guardando la cena. Sì, anch'io. Lei è passata di lei. No. Sì, è balla. Balla, balla. Sei pazza. Allora, intanto bene tutte e due, giusto Wax? No, lei, a volte che alza una un po' di più. Ma perché è stiloso? Posa, moda. Posa. Moda face? Mm. Tu appartieni in teoria da Risa. Tu appartieni da Risa. No. Sei mio! Siamo! Vedi che quando escono da Risa sono incatenati nella gabbia. Ragazzi, io sono sempre molto obiettiva, però sinceramente a me Wax piace e qui è stato bravissimo, però Angelina è Angelina. Cioè, è proprio una vera... Il pubblico non sapeva quando... Sì, allora, sinceramente Wax è bravissimo, però sì, ma Angelina... Il top, però Wax è stato veramente bravo. Però Angelina. E quindi io direi che secondo me Wax, anche se Angelina. E che cazzo! Dai, sto! Però ho una piccola preferenza. Vai. E la esprimo. Merdilla, ma contenta! Scusate, ho dei problemi. Non riesco a controllare la voce. Angelina. Ah! Oh! Complimenti. Grazie. Ti ruberò qualcos'altro. No. Magari il cuore. No. Cosa? Magari il cuore. No, scherzo, scherzo. Scherzo. No, scherzo. No, no, scherzo, niente, vestiti ho detto. No, scherzo, scherzo, no, scherzo, bro. Io non mi abbasso a questi livelli. Cioè, se tu che vieni da me io non vengo, non verrò mai da te. Perché io non faccio queste cose, io non sono tenero, sono uno spaccone. Cazzo, io ti spacco il culo. Però se tu vieni strisciato da me e mi implori di mettermi con te, allora mi metto con te. Io ti conquisto, ma senza conquistarti, cioè, non è che mi abbasso questi livelli. Spegnetelo, spegnetelo! Sì, Angelina, sì, ti farò mia, sì. Ottimo, ottimo lavoro. Ok. Allora, io... Gentiluomo! Wax! Era tutto carino, no? Ce l'ho voluto cagare! Wax, io ti amo, vai! Anche tu! Vedi che finalmente ti ha lasciato andare, tizi! Lei è ovviamente una ballerina di latino, penso che dal come vestita l'avete capito tutti, no? Ma perché lì? Perché così Mattia può fare un passo a due. Grazie! C'è anche la versione sarda di questa canzone. Oh, aio, aio! Oh, Adriano! Aio, aio, aio! Questa tipica musica latina. Ma questo è quando la sera la sabbia ormai non è più calda. Non mi ha stupito. Ti dirò. Boring. Vedere Samuelino mi balli mentre ti spoglio. Date uno sbaglio. Ma cos'è una... Ti spogli, cosa? Mi devo cambiare. Mentre ti spoglio. Mi devo cambiare però. Mentre ti spogli? Ma che c'è un sacco di Babbo Natale? Regale a tutti! Dove vi siete conosciuti? Beh, gare. Ah, okay, ci siamo visti qualche volta. In camera mia! Ma non ho capito, è una sfida, ma non c'è scritto sfida. Lei è arrivata, ha fatto un pezzo. Ah, perché fa latino, mica può mettersi quella maglia. E poi deve ballare lui. Non ho sto capendo, non ho sto capendo! Lui si deve spogliare. Però così... Mentre balla. Niente, sarò uguale a te.
bene. Ma scusa, cosa sta giudicando Storter? Ah, forse vuole sostituirlo con lei? Perché lui è di Storter. È stato uno sbaglio. Ah, lo tira fuori perché lui è arrivato ultimo. Ah, ok. Non siamo solo un'anima e mentre ti spoglio, io te lo dimostro. Quindi lei ha portato uno di latino che sta lì seduto. Oh, l'ha fatto meglio. Bello, sì, salto. Si siede bene, però. Ti riconosco. Sei tu, sei tu, sei tu. È la canzone che si chiamava Mentre ti spogli. Mentre ti spogli. Non è le... Balla mentre ti spogli. Cosa? Cosa? Meno male che me l'hai detto perché eravamo d'accordarti. Maria, se è possibile, vorrei vedere anche Gianmarco. Oh! Ma perché Gianmarco che non è un tuo? Ma perché comunque può sfidare. Ma quindi, poi scusa, e quindi adesso è diventa sfida e la tipa si deve mettere la felpa. Lentamente inizia la macca. Poi toglie Gianmarco e se la toglie. Allora Gianmarco fa They Don't Want Music. Ok, allora, eh? È il quarto, quinto questo. Te lo dico come è successo. Ah, ecco, scommetto che lui si spoglierà mentre balla, ma non, cioè, non è il titolo della canzone. No, questo non c'è. Yo, bro. Che ne pensi, Tom? Non mi piace la qualità di movimento. Ma anche i blocchi, eh. No. No, questo no. Cioè, mi ricorda sempre uno che non ha fatto hip hop, che prova a fare hip hop. In settimana mi arriva Aurora ai casting, che chiaramente essendo del mio mondo conosco da quando è piccolina. E quindi è raccomandata, quindi... Arriva da un infortunio grave al ginocchio, è stata ferma praticamente quasi un anno e quindi non è assolutissimamente al top della forma. Non ho ancora la situazione chiara. Ah raga, secondo me la tiene una settimana per valutare e poi la caccia. No, poi caccia Sam. Secondo me Samuel comunque è un livello troppo basso per andare al serale. Come altri, certo. Perché per me Samuel, Gianmarco, Megan... Non sono da serale assolutamente. Mi del tempo per lavorare in sala personalmente con Aurora e capire. Comunque, raga, quest'anno una variazione di classico, la femminile la vedremo. Non la vedremo mai. Di classico no. Non ci sarà mai. Però secondo me Rita, se facesse una variazione fatta bene di classico. Ah sì, vabbè, riuscirebbe. Non lo so, perché se non la fa vuol dire che non la sa fare. Perché per me è così, se dopo tre mesi non me la fai, vuol dire che non puoi farla. Se lei facesse bene una variazione di classico, sarebbe da livello da serale. Così. Per me no, ci sono ragazzi secondo me molto più grave. Dobbiamo anche prendere delle decisioni. Vi assicuro che stare da questa parte è molto più difficile che stare da quell'altra parte. Sì, sì. Ti posso assicurare, sì. Non direi. Anche Gianmarco non è molto d'accordo. Che io so quanto è stato male, per esempio, Emanuele 3 settimane che ha dovuto mandare via Ludovico. Soprattutto perché tu non fai un cazzo. Non vieni neanche a fare le lezioni con noi, cioè se stai bello a casa, ti sei dici due cavolate con una caviglia giù su un piede, cioè. È una nuova settimana, è un nuovo ultimo posto, certo. Che si fa? A parte va bene, insomma io questa settimana sinceramente non sono d'accordo su... La cucca non è mai d'accordo con l'ultimo posto di Nive. No. Rudy, scusami, tu non ti puoi intromettere nel mio percorso. Ma io mi intrometto, perché comunque... Cioè tu fai il tuo percorso, sì, ma nel hai mio i percorso... tuoi strumenti... Oh, si sta riscaldando. Cioè il mio percorso e tu lo devi rispettare, sì, come io rispetto io lo rispetto, scelte. Ma nel mio percorso... Si ficca la penna nell'occhio. Come ti scelte? No, scusami. Non si sta capendo. Oh, scusami. Oggi Lorella ha fatto venire una ragazza, ecco, che ha visto il cast. Non è che io devo riferirlo a te, io lo riferisco alla produzione. Però già questa... Oh, scusami. Se faccio delle scelte non le faccio perché c'ho te qua, magari, capito, all'angolo. All'angolo. Sono contento di vedere che c'è spazio. C'è spazio per magari, capito, vedere un talento pure, Maria, che potrebbe essere... Ma spara che si picchiano. No. Sì. So che hai preparato un pezzo. Sì. Appena fatto la corsa di me. Hai preparato un pezzo. Le quinte sono lunghissime. Sì, che dimmi cosa vuoi. È l'Aquila! L'hanno... Col microfono l'hanno seguito. Vedi lo scoiattolino. Se ti va ti tengo la mano, restiamo sotto la moonlight. Ma lei è al posto di Niveo? Sì, mille volte meglio. Dentro va tutto bene, senti come suona la stanza. Fa dimenticare anche Saturno che avanza. Dai.
cantare. Brava! Ma poi una ragazza in più lì non è male. Cantante. Sì, ma sono solo due ragazze. Prendiamola, facciamo 50-50. Quello che siamo io e te non si può spiegare. Ah, a Rudy piace. Sì, sta ballando. Universale che non ha regole. Senti come suona la stanza. Oh, dai, senti come suona la stanza. Anch'io l'ho pallinata. Anche tu, Arisa. Sì, anche sì. Arisa, è vero. Perché lei si trattiene in realtà a una canna. A una canna? Pancio, no, pancio. Ma la quando canta si trattiene parecchio. Maria, perché ha una canna è la... Sì, la vera. No, perché il mi sono fatto una faccia, ma per chi le... La canna. Ah, tu stavo pensando. Noi Rudy. No, il pubblico ha capito, noi non abbiamo capito. Grazie per la canna, canna. Ha una canna pazzesca. Scusate, spiegavo. Però infatti vedi che c'ha un po' questi occhietti un po' chiusi. Tantissimo di poter inserire Valeria con tutti i miei ragazzi di lavorare questi 20 giorni. Ah, tutti che questa settimana tutti in casetta, tutti... saranno 800. La faccio entrare. Ciao. Ciao. No, ballerina sicuro. Dai, un'altra ragazza. Ok. Quella danza classica. Palese. Yes. Vai Gianmarco, guardati qualcosa. No, no. Sì, è più brava il Gianmarco. Bello. Yes. Ci no, sta. Non so cos'altro potrebbe darci di più, no? Non lo sappiamo. Secondo me è strapulita. Magari fa anche modern, ci stupisce. Chi lo sa? Lo sanno loro che hanno visto i video. Allora, non sono un grande fan di questo stile di pop. Neanche io. Ovviamente, però percepisco che ci sa fare. Anche il mood. Secondo me è poco televisivo questo stile, poco. Quindi non so, sì, se noi ad amici come anche con perché rimane ferma Ludovica non funziona tanto. Le vorrei vederla esibirsi. E... allora... Allora... Non abbiamo pezzi pronti, quindi... Mega guarda, se vuoi farmi giusto, mettiamo la musica, tu cammina dritto, poi ti giri e torni indietro. A posto, e alla fine fai un attimo... Anche lei la mettono in quarantena, poi una settimana in casetta per valutare. Sicuro? Tanto c'è spazio in casetta. Tutto in ordine, poi tutto pulito, quindi... Fino a dove... Capelli. Posso spingermi per amore. Capelli. Contiamo quante volte sono i capelli. Di questa città. Siamo a tre. C'è un shottino ogni volta. Quattro. È più o meno, l'ha fatto comunque con i gomiti. È la sfilata. 5. 6. 6. Comunque è troppo semplice. No. Cioè, dai, raga. 7. 8. Non fuggirò. 9! 9, 9 e mezzo! Giù, ci stava! Troppo semplice, sto pezzo non ha fatto nulla. Sì. Che pensi, Megan? Cosa penso? Uh-huh. Allora, in questo momento cosa penso io? Sì. In questo momento cosa penso io? Cosa penso? Cosa penso io? Non lo so. Cioè, ma quello che penso io? Ma io non ho capito quello che penso io. Sì, di adesso però. Io nella mia borsetta metto sempre il rossetto e la pace nel mondo, sì, la pace nel mondo perché... Nella borsetta. Nella borsetta, la metto perché c'è cioè, la cosa più importante. Ce le porto sempre con me. Samuelino, non va bene che parli al passato. No, 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 perché... Io credevo, no, io credo in te, tant'è che stai seduto là. No, sprecare il cibo, te lo mangi. Lo mangi, eh. Che schifo. Vabbè dai, ora, solitamente devi contare i 5 secondi. Esatto, 2 secondi. Cioè, non si specca il cibo, ragazzi. Sì. No, 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 lo state schiacciando. Quando cerchiamo quel che resta. Wow. Fluido. Se avessi avuto almeno uno. Ah, questo è Totaro. Il ricordo di un amore. Grazie per il taglio. Grazie, grazie mille. Gentilissimo. Lascia un bocca al sale. Sì. Se avessi avuto. La sfidante è troppo felice. Carinissima. Ma il ricordo di un amore.
Ma lei deve variare un po', perché è bello. Bello, bello quel passaggio. Viaggiare in me. No, ha tecnica, è fluida, sicuramente l'espressività è la sua debolezza, sì. Però anche come tipologia di coreografia, lei mi porta sempre questi pezzi con sto vestitino, tutta suave, un po' romanticina. Grazie il maestro Emanuele per avermi dato l'opportunità di far vedere questa coreografia. Boh, gli manca versatilità anche nel sapersi esprimere, no? Cioè, secondo me questo è quello, il suo forte. Come genere, sia di stile, ma anche come genere espressivo. Poi se la metti su una cosa cazzuta, se la metti su una cosa arrabbiata, se la metti su una cosa è poco versatile. Mega drammatica, no. E quindi per mi me mi sembra che quest'anno versatilità poca. Per me solo Isobel. Ma versatilità deve essere nell'espressività, nel modo di comunicare, nell'interpretazione e nelle, cioè i vari stili anche, ma lo puoi differenziare. Cioè tu puoi fare un pezzo forte, un pezzo drammatico, felice, un pezzo romantico, un pezzo felice, un pezzo divertente, un pezzo incazzato, un pezzo triste, con delle anche dinamiche diverse. Un pezzo lo puoi fare bello leggero, suave, tutto sciolto, tutto collegato. Ma il pezzo tecnico, dopo invece lo puoi fare tutto spa. Un pezzo lo puoi mixare, un pezzo lo puoi fare di potenza. Se tu invece basi tutto su una tipologia di comunicazione, veicoli il messaggio solo con un tipo di movimento, dopo un po' è come il latino, cioè il latino c'ha troppe poche differenziazioni, quindi ai miei occhi stanca. Ma per quello ti sto però dicendo, è divertente da ballare. Megan fa sempre le stesse cose, Mattia fa sempre le stesse cose, Rita fa sempre le stesse cose. Beh, ha detto come ha detto Raimondo, Raimondo ha spiegato come agli altri Raimondo ragazzi voglio perché vedere, ma ho tutti i miei ragionamenti, io mica sono Raimondo. Certo, però se certo. Oh, si sta scaldando. Se lei mi ha messo tra una classe e mi ha messo qui, vuol dire che lei dubita del mio potenziale, perché altrimenti mi ha visto dall'inizio, da settembre, e sa che cosa posso fare e cosa non posso fare. È arrabbiata, eh? Madonna, raga. In questo momento a me interessava vedervi. No, non vi dirò. Ma che problemi? Ah, dai, finish. Cioè, il professore può fare un po' quello, grazie a te. I mandarini, ragazzi. La tua pancia è diventata un mandarino. Se faccio ora finalmente potrà mangiare. Se faccio così lo sbuccio. Hai broncio. Sì, volevo passare delle vacanze di Natale carine. A casa? A casa. No, abbiamo tutti questi punti interrogativi. Comunque i letti stanno finendo, eh. I letti stanno finendo, bravo. C'ha ragione. Bravo, bravo, ciao. Vabbè. E poi dove dormono? Sul divano? È arrivata la base prodotta, no? Da Zef, giusto? Sì. Tu saresti in grado di... No. Ma questo silenzio... Tu saresti in grado di... Di? Presidente! Di cantarci sopra. Se sono in grado di cantare un mio pezzo. Mi metti così alla prova? Certo. Tu saresti in grado... Presidente... Sì, tranquillo, 8 minuti, socio, ti prendi malissimo. No, volevo... Ah, voglio alzare. Ah, lui. Sono una persona agile. Parkour! Ah, ma io ce l'ho fatta. Parkour! 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 Ma che dei banchi, raga, ma scusami, c'è tutto uno spazio laggiù. Oh, lo studio per te è un cazzo di magazzino. Senti, questo è un grande G che faceva... C'è nel sole, su una spiaggia piena di persone. Ho passato tempo a dirti che... Temo terra e mare, spiaggia e sale, è tutto da rifare. Sulle mani! Guarda là dietro, sembriamo noi. Questo è un grande G che canta, eh? Bravo, grande! La signora vecchia. Comunque, bella base. Ah, non l'ha fatta lui. Ah. La nostra elfa di Natale. Oh, scusa. Oh, finalmente gli ha dato il cappello a Babbo Natale. Mi faceva la sacco. La reaction è finita. Seguiteci.